nelle puntate precedenti. Vamonos! Mi sono perso. Thank you. Finalmente avete trovato un posto dove mangiare. Un riso misto, un pollo, gamberi e due uova. Proteine per dopo. Questo ci è costato la bellezza di... E invece questa, presa sul mercato, ci è costata la bellezza di... Questo punto della giornata, finalmente, dopo aver mangiato, essere stati in giro, aver fatto quello, aver fatto quell'altro, siete arrivati alla vostra spiaggia, in più con lo stomaco pieno. Allora, adesso lo so che vi state chiedendo come mai ho i pantaloni lunghi. Vi faccio vedere. Potete scegliere fra panna, fragola e cioccolato. E... voilà! Bagnetto, che dite? Non ve lo fate? Bagnetto fatto. Come mai c'ho la maglia? Perché il sole brucia troppo e questa è fatta apposta. Cazzo, quanto si vede che odio stare al sole. È pomeriggio, che fate? La merenda non la facciamo? Una scusa per raffreddare il telefono, che è diventato un fornetto, fa talmente caldo che si spegne quando faccio i video. Vai. Yogurt all'ananas, una sorta di Snickers. Buono. È finita la pacchia. Hi. Yes, hi. Yeah. Arrivati a questo punto della giornata, ci diamo una bella sciacquata e visto che sono le 5 del pomeriggio, adesso avete due opzioni: o fate qualche attività di relax o magari non fate niente, oppure, per non diventare tutti flaccidi, ci cambiamo per andare in palestra. How are you? Passport to use the gym? Yeah, yeah, sure. Yeah. Hey. How are you? Good. I understand. Oh, you fighting a bit. After. Okay. You woke up now? Sorry? You woke up now? Yeah, yeah. Okay. I have to set more and then finish. How are you? Good. Old man. You know old man? Yes. Ah, not same before. It's same before. No, not same. You, how old are you now? How old? How? Yeah. Old, old. 27. My son, same, my son. Yeah, same. I'm 50. 5'0". Yeah. Ora vorrei farvi entrare nel vivo di questa palestra, un posto magico, con pesi mangiati e logorati dal tempo, chinari che sembrano essere presi dalla spazzatura, aggiustati e riutilizzati, senza parlare del fatto che la struttura non è nient'altro che un po' di sputo, cemento, mattoni e lamiere, letteralmente un forno. Però, hey, alla modica cifra di un euro, ma chi se ne fa? Se venite qui... a mezzogiorno, non ve lo dico nemmeno. Cos'è qua dentro? L'inferno. Il tipo non si è dimenticato, mi ha dato il resto. Dopo palestra vi siete fatti una doccia, vi siete rilassati, avete letto qualcosa magari, oppure vi siete semplicemente chillati un pochino. E addirittura avevate pure il tempo per lavorare un pochino e sistemare cose. Si è fatta una certa. Sono le 8:30. E che fai? Non vai da Tony Corner a mangiare? Ehi, hey. Hey man, how are you? Ci siamo triplicati. Nice to meet you. Nice Giulio. To meet you. Ah no, Giulio. Giulio. Italiano? Mm-hmm. Da sotto. Yeah. Vabbè, comunque, oltre agli ospiti... At the moment, cioè, che non sapevo, però va benissimo. Questa, se la state chiedendo, è l'acqua che in ostello danno gratis ai distributori. Così non prendo la bottiglietta. È my genius. Giulio, piacere. Tutta gente nuova. È la persona più abbonata, gentile e bella di questo mondo. Guardate com'è felice. Comunque, se ve lo stesse chiedendo quanto è figo viaggiare e fare video su YouTube ogni giorno, è così. Loro parlano, si divertono, ordinano e
tu a cena devi editare video o fare copertina. Così. Tipo il muro di Berlino. Ma stavo dicendo che abbiamo qua un bergamasco, uno di... della Romagna. Della Romagna. E tu sei l'unico napoletano che stai lavorando. Ma che è? È arrivato il mio. Riso, doppio riso. Che praticamente è... una sorta di brodo con affrittato, una roba bestiale. Ciao! Ciao! Devo finire di editare i video. Okay. Adesso so che molte persone potrebbero dire: ma scusa, non fa niente, ti potresti godere la serata con loro, magari questo, magari quello. Quando nella vita è un obiettivo, ci sono anche delle priorità. La colazione l'avete fatta, il giretto il moto l'avete fatto, il pranzo l'avete fatto, il bagnetto l'avete fatto, la palestra l'avete fatta, la cena l'avete fatta, e il dolce? Che fate, non venite dal supermercato tutto 50 centesimi? Plus del video di quanto ho speso, con un insegnante così vai ovunque, più o meno questo mese diciamo che ho speso all'incirca 13 euro al giorno. Adesso si va in Thailandia, qual è il consiglio? Togliere un euro, provare a fare 12 euro al giorno. E sei bravissimo, se ce la fai. Si decolla! No, è uno sfidone, eh. Uno sfidone. Sfidone. Però se ce la fai... Se ce la fai sei un grande. Perché ogni euro che togli, ogni... Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato. So, anche con l'inflazione, non dire. Anche con l'inflazione. Juan Samba al canapè. È sempre felice. Ciao. Ciao. Guarda come è contento. YouTube. Ah, pure tu, vieni qua. YouTube.